Ma dove vuoi andare così? Ma chi sei? Ma secondo te arrivi al canestro in questo modo? Vieni qua, vieni qua. Ma tu chi sei? A parte che sei un nano, cioè, intanto. Ascoltami, adesso ti faccio vedere io dei modi super efficaci per riuscire ad arrivare al canestro. Sì, voglio proprio vedere. Vieni con me, vieni. Ciao ragazzi, siamo gli Space Jumpers. Bentornati sul canale. Come avrete intuito, oggi andremo a vedere il perché non arrivate al canestro. 1. Mancanza di coordinazione. Allora ragazzi, sulla coordinazione andremo a vedere due tipi di rincorse che solitamente i ragazzi usano e sono sbagliate. La prima è quella di non rispettare la velocità, ovvero si parte più lentamente per poi proseguire più velocemente in modo che arrivo sotto ed esprimo più potenza possibile per arrivare a canestro. E molti sbagliano perché fanno dei passettini oppure dei passettoni e questo non va bene. Il secondo tipo di errore fatto sempre è in corsa zigzag. Anche questo non ti permette di aumentare la tua velocità e di esprimere potenza. 2. Saltare troppo sotto canestro. Adesso invece sull'arco di salto andremo a vedere che cosa si intende esattamente, perché generalmente tanti ragazzi prendono la rincorsa e finiscono per saltare sotto canestro. In questo modo cosa succede? Che si perde il picco massimo di salto e non si arriva nel modo corretto a canestro. Quindi l'ideale è cercare di prendere, ovviamente con la giusta rincorsa e coordinazione, come ha detto prima Salvo, cercare di saltare dal punto giusto. In questo caso questo potrebbe essere un buon arco di salto per riuscire a trovare il picco massimo di elevazione. 3. Poca potenza nelle gambe. Punto numero 3, ultimo ma non ultimo per importanza, è la potenza nelle gambe, ovvero che è data dalla velocità più la forza. E come si allena la potenza? Facendo esercizi pliometrici ed esercizi di pesi in palestra, come possono essere stacchi o squat. Oh, finalmente il ragazzo si è allenato perché ha seguito gli esercizi degli Space Jumpers e adesso arriva bene al canestro. Quindi iscrivetevi al canale, lasciate un like, come sempre supportateci. Grazie.